Prepara alla ripresa, ripresa che parte con questo cross di Saltarelli sul secondo palo. S'avventa sul pallone Gusu che anticipa. Gol, però arriva qui al 27esimo il palo di Dumbia. La ribattuta questa volta c'è da parte di Zoma. Che attacca, cross di Gusu a centro area, arriva la girata vincente di Zoma. Sugli sviluppi di calcio d'angolo, il cross di Genevieve, la deviazione di Arrighine, poi sotto porta segna Milesi a un passo dal 3-0, che troverà ancora sull'asse Zoma. Zanini sinistro al volo e 3-0 per l'Albino Leffe. Passa un minuto, sfonda Arrighini, pallone per Zanini che prende la mira e fa 1-1. Concede il rigore che Arrighini trasforma tutta la freddezza dell'ex provercello. Zanini rimette dentro, poi la palla rimane buona per la volée di Marco Piccoli. E per il quinto di centrocampo, ragazzo cresciuto nel meraviglioso settore giovanile. Dell'1-0 passa l'Albino Leffe, cross di Brentan, colpo di testa di Stefano Marchetti. Arrighini si allarga, la mette dietro per Dumbia, spiazzando il classe 2001 del Novara, tirato giù in aria lo stesso Zoma. Dopo 8 giornate torna al gol del vantaggio, giocano vicino Piccoli e Zanini, conclude Zanini, Russo la tocca sulla traversa, ma il più lesto di tutti è Borghini, protagonista di Cosmo, in avvio di ripresa, Zoma la tocca, Muzio! Siamo all'11esimo, passaggio visionario di Agostinelli per Zoma, arriva il piattone a porta semivuota di Longo, Pino Leffe ci riesce all'11esimo del secondo tempo, la zampata di Zoma sul cross di Zanini. Poi la magia di Longo che lavora così il pallone ed esplode il mancino ad incrociare per lui. Infatti dal dischetto Barrighini Filighedu lo ipnotizza, ma non può far niente sulla ribattuta del numero 60. Messina, che sembra aver messo la gara in discesa, però compie un peccato grave, cioè si distrae nel finale del primo tempo. Zanini arriva sul cross di Munari, mette dentro per Longo al 2-2, che però arriva al minuto 80, sponda di Borghini e quinto gol in campionato di Momo Zoma. Per la stessa azione nasce il contropiede con cui l'Albino Leffe vince la partita, lo spinge Longo che libera ancora la qualità e il talento di Momo Zoma, doppio dribbling, destro secco. Tempo stavolta a partire forte è l'Albino Leffe. Munari per Zoma, 1-1. Mantova si trova in inferiorità numerica per un infortunio provvisorio e viene punito della serata. Mantova sbilanciato tutto in avanti, si apre un corridoio centrale per Longo, non ce la fa a tenere il passo dell'attaccante dell'Albino Leffe. Al 95esimo eccolo il gol dell'1-2, il gol di Zanini. Al 66esimo Zoma al limite dell'area vede Munari destro nell'angolino. Zanini disegna un traversone perfetto alle spalle di tutti, sul quale il rumeno senza andare in gol arriva subito quello del vantaggio di Borghini. 66esimo, cross al volo di Gusu, Zoma, pezzo di bravura, stupendo controllo e girata volante, è il nono gol in campionato per l'attaccante classe 2003, fa tutto benissimo, stop e destro vincente. Poi al 78esimo è Borghini a trovare da calcio d'angolo. L'Albino Leffe parte forte e passa in vantaggio, errore di Soncin e Kaya, ne approfitta Borghini. Spinge da subito per rientrare in partita, cross di Piccoli, Gusu con l'aiuto della parte bassa della traversa, Arrighini che la sposta sul destro, non ha spazio per concludere, e allora è Dumbia che trova l'angolino alla destra di Filighedu.